In un primo momento abbiamo deciso di sbloccare perché è arrivata la convocazione dall'amministrazione regionale. Dopodiché abbiamo saputo che la delegazione doveva essere talmente ristretta che non lasciava spazio alle varie sigle sindacali di partecipare. Abbiamo saputo che l'incontro sarebbe stato con pochissime persone, forse anche poco influenti, e quindi abbiamo deciso di continuare la nostra protesta, perché a noi non ci serve un incontro giusto per andare a parlare con chi sarà presente di cose che oltretutto non risolvono il problema. Ci serve parlare con chi ha le competenze per poter risolvere il nostro problema. Siccome questi presupposti non ci sono, abbiamo deciso di riprendere la nostra mobilitazione e il blocco della strada. Andrà avanti sino a che non arriverà la risposta da parte dell'amministrazione regionale, che ci sarà l'incontro e sarà un incontro autorevole. Avete bloccato il traffico, gli automobilisti come hanno reagito? Sono incazzati. Tutti, ma solidarietà vi è arrivata? Niente, io non ne ho visto da nessuno solidarietà, tutti si sono arrabbiati. È esattamente la malattia del popolo sardo, non è solidale, per quello non risolviamo i nostri problemi, né di noi né di nessuno, e andiamo avanti così. Avete bloccato anche un pullman di turisti, come hanno reagito? No, loro abbastanza solidali, ci hanno applaudito e scattato qualche foto, sì, capiscono, molto meglio dei sardi.